Le Marilyn per l'Opera Sant'Anna, una mostra ma non solo, tante iniziative da giovedì fino a domenica per raccogliere fondi per l'Opera Sant'Anna. Noi siamo con Francesco Marzano, quindi tanta solidarietà perché ce n'è bisogno. Sì, in realtà noi siamo, per questo evento siamo stati adottati da un lato la generosità di Alessandro Giunta e dall'altro l'entusiasmo della compagnia Ali della Mente, che sono tutti ragazzi e ci seguono sempre con tanta, tanta generosità. Per cui noi dell'Opera Sant'Anna, insieme ai volontari, dobbiamo dire e dare solo un grandissimo grazie a loro, alla loro partecipazione e a quello che poi sarà successivamente, diciamo, il post-evento, perché ci auguriamo, grazie, come dicevo, alla generosità, che queste opere che voi vedete, insomma, qui nell'ambito qui a Corso Trieste, nella sede delle Ali della Mente, possano poi essere vendute e acquistate da qualche, insomma, appassionato che poi possa dare la parte, il ricavato a noi dell'Opera Sant'Anna che ci impegniamo tutto l'anno per dare un pasto caldo a chi non può permetterselo. Ecco, Francesco, ricordiamo l'impegno, il lavoro, ma detto naturalmente lavoro tra virgolette, che voi fate per l'OSA. Sì, noi siamo un'associazione che ormai esistiamo dal 2011, che abbiamo fondato con Rosanna Marziale e con Don Giovanni Gionti. E con tanto entusiasmo siamo arrivati al 2023 e ci siamo specializzati sul fornire i pasti caldi 3 volte a settimana. Stiamo cercando anche di aprire una campagna d'ascolto con chi viene in mensa e soprattutto siamo spessissimo supportati da aziende, da privati e da singoli cittadini. Rinnoviamo ancora l'appuntamento. L'appuntamento è dal 20 al 23 di aprile qui a Corso Trieste, nella sede delle Ali della Mente. Per chi è casertano d'oc, è il Palazzo Tescione, che è uno dei palazzi più belli di Caserta. È diciamo, è qui all'ingresso, è proprio sulla strada. E per chi non dovesse individuare il palazzo, facciamo anche della pubblicità e a fianco al bar di Celestino, che è molto conosciuto e che, insomma, le persone, i casertani, non avranno difficoltà di individuarci. La mostra è dal pomeriggio fino dalle 18:30 alle 22. La domenica, invece, il 23, sarà dalle 10:30 alle 13:30. Grazie.